Ci siamo. Eccoci. Una nuova, rapida, veloce, utile e digeribile puntata di Errata Coverage. Benvenuti, buon ascolto e buon apprendimento. Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova trasmissione, nella quale ci occupiamo di una poesia di Baudelaire, L'Albatro. Non ce ne occupiamo da un punto di vista letterario, ma dei significati che questa poesia può rappresentare per l'uomo qualunque, il giovane, l'adulto di tutti i giorni, oggi, nella sua vita quotidiana. Abbiamo in studio Daniel. Ciao Daniel. Ciao. Bene Daniel, allora, so che tu sei un grande esperto dell'Albatro di Baudelaire, che cosa ci puoi dire? La domanda potrebbe essere questa, ma siamo tutti albatri? Punto di domanda. In sé sì, visto che la poesia fa una specie di metafora, diciamo. Cioè, dove l'albatro... Dove... No, non una metafora, una somiglianza, diciamo. Sì. Dove l'albatro siamo noi, e secondo me si potrebbe applicare benissimo a qualunque persona, perché magari lei che è un professore qui tra di noi, lei è tra le nuvole, diciamo, no? Wow. Se invece lei va in... Okay. Cioè sono tra le nuvole perché diciamo, la testa tra le nuvole? No, perché è nel suo ambiente naturale, diciamo. Il mio ambiente naturale è la scuola, la classe. Bene. Se invece lei va magari al supermercato, lei è una persona come qualunque altra. E infatti è proprio per questo che non mi piace andare al supermercato. Vabbè, era un esempio. Certo, un esempio interessante quello che dici sul paragone. Infatti non è una metafora, ma è proprio confronto, esatto. Se vogliamo. No, ma è giusto, hai ragione. Poi le metafore ovviamente sono altre all'interno dei significati della poesia. Questo è un punto di vista maschile. Chi offre un punto di vista femminile tra i nostri ospiti in radio oggi? Per esempio, le donne tacciono. Alice, mi sembra che dalla regia mi comunicano che è arrivata. Sì, è arrivata Alice, benissimo, Alice. Allora, punto di vista femminile, è così diverso da quello maschile? Ci sono elementi da aggiungere? Che cosa mi dice Alice? Ma io avevo analizzato la parte finale della poesia, dove dice che il poeta, l'artista, è simile ad un albatro e che quando abita la tempesta non teme niente. Quindi alla fine sì, mi collego a quello che ha detto Daniel, che comunque noi potremmo essere tutti albatri dal momento in cui, se appunto siamo in una zona di comfort, possiamo definirla così. Zona di comfort, così. Interessante, zona di comfort, sì. Ci sentiamo a nostro agio e non temiamo magari di essere derisi, come dice nella poesia, che... ride dell'arciere, ride di chi lo vuole catturare, ad esempio i critici d'arte in questo caso i critici d'arte. Però nella vita concreta, Alice, ti è mai capitata di essere tra virgolette catturata e quindi di sentirti a disagio da questa cattura? Sì, magari non riuscire ad arrivare ad un obiettivo che mi sono imposta per tematiche magari anche non così gravi e magari essere derisa perché non ci si è riusciti ad arrivare. Quindi è un problema questo di oggi, cioè le persone vengono derise quando non raggiungono i loro obiettivi o falliscono. È vero questo? È comune questo aspetto? Penso di sì. Secondo me, a parer mio, credo sia un problema che un po' tutti ci si sono imbattuti, diciamo. Quindi si passa, nella vita odierna, sembra volerci dire questo, magari Baudelaire, si passa da alti e bassi, si passa da situazioni, come dire, anche un po' bullistiche, se vogliamo, perché questi marinai fanno un po' i bulli, no? Con questo albatro, e attraversiamo dei momenti invece di grande euforia.
e vedo che tra gli ospiti la regia mi dice che è arrivato un grande esperto studioso degli albatri che è Lorenzo. Lorenzo, ci sei? Eccomi, sì. Ah, buongiorno Lorenzo. Buongiorno. Allora, siamo tutti in attesa di conoscere il tuo punto di vista. Che cosa ci puoi dire in merito? Io penso che gli albatri siano degli uccelli molto liberi, veramente uccelli di mare. Liberi, la libertà, bello la libertà. Sì, sì. E magari può, visto che siamo in un momento un po' difficile della vita, tra virgolette, cioè la libertà è una cosa bella, ecco. Ah, la tua riflessione è proprio interessante e si adatta perfettamente ai giorni nostri, quindi sì, questo lockdown, queste zone rosse, ne stavamo appena parlando, tra l'altro, e, come dire, ti fanno apprezzare di più la libertà, è questo che sì, pensi? Sì, esatto. Quindi si potrebbe generalizzare e dire che si apprezzano di più le cose di cui senti la mancanza? Sì, magari sai, tutte le cose che facciamo tutti i giorni, alla fine quella è libertà. Quella è libertà, le cose che facciamo tutti i giorni. Bello, mi piace questo ragionamento. La libertà non è qualche cosa che sta soprattutto o irraggiungibile, ma consiste nella possibilità di fare tutti i giorni quello che devi fare o ti piace anche fare. Tutte le attività di tutti i giorni. Sì. Bene, grazie per il tuo contributo, grazie. Lorenzo. Grazie e a voi. Ti saluta il nostro pubblico e vediamo se la nostra esperta è arrivata. Regia, vediamo se dalla regia mi dicono che Ludovica è entrata. Ludovica, ci sei? Benissimo, Ludovica. Com'è andato il viaggio? Tutto bene? È stato difficile raggiungere lo studio radiofonico? No, assolutamente, no. È passato un click. È bastato un click, benissimo, col teletrasporto oggi come oggi facciamo. Allora, cosa potresti dire tu per concludere queste riflessioni sul tema siamo tutti albatri, punto di domanda? Allora, le riflessioni dei miei compagni le trovo compatibili con le mie, posso dire questo. E niente, cosa posso dire? Non saprei. Una conclusione, diciamo, ne abbiamo parlato un po', il tuo punto di vista è simile a quello dei tuoi compagni, e tu come ti senti? Albatro o ti senti catturato dai marinai? Come vivi la tua vita in questo mondo? È una vita catturata o una vita che si tende ad elevarsi? Ma secondo me sono un po' entrambe, perché secondo il mio parere l'albatro è un animale che all'inizio si fa vedere tanto forte, maestoso, secondo me fa anche quasi paura, mentre dentro alla fine è comunque un animale fragile che se viene catturato non è poi così tanto maestoso come può sembrare. Quindi secondo me sono entrambi, cioè sono sia albatro e posso anche essere catturata. Sì, certo, no, mi fai riflettere sul fatto che in effetti questo che tu dici riguarda proprio la condizione umana. La condizione umana ha in sé degli aspetti contraddittori. La vita è questa, la vita può avere appunto i suoi alti e i suoi bassi e bisogna saper affrontare anche le avversità. E tu come le affronti le avversità? Quando sei catturata che cosa fai? Ma personale? Devo esprimere un parere personale? Esatto. Ma in realtà mi chiudo molto in me, cioè magari mi metto le cuffiette e sto lì, rifletto su quello che non va in me, su quello che non va negli altri, nel mio comportamento che ho verso gli altri e perché sono stata catturata io. Caspita, sei una persona introspettiva e riflessiva, questo ti fa onore, riflettere su quello che capita nella vita è molto importante. Quindi questo momento delle tue cuffiette potrebbe essere
simile all'albatro che vive nel suo mondo, si distacca un po', riflette, pensa, crea. Un'ultima cosa, ragazzi, rispondetemi al volo con una frase, diciamo, molto breve. L'albatro parla del poeta, il poeta uguale creatività, uguale artista. Voi avete delle capacità creative, delle aspirazioni creative? Quali sono queste aspirazioni? Allora, cosa mi dite rapidamente? Partiamo da Lorenzo. Lorenzo? Creatività. Cosa? Sì. Cosa fai di creativo? O cosa vorresti fare di creativo, Lorenzo? Beh, tipo quello per cui studio è creatività. La grafica è creatività. La grafica è creatività, sì. Molto bene. Daniel, la creatività. La possibilità di fare un qualcosa con delle risorse limitate. Risorse illimitate, quindi una sfida. Esattamente. La creatività per te è una sfida. Per esempio, nella vecchia scuola noi ci dicevano tantissimo che se te avessi tutta la libertà di questo mondo, se te avessi tutti i font che vuoi, sì, tutte le immagini, non riusciresti a fare bene il tuo lavoro. Se invece ti metti delle limitazioni, che possono essere usare uno o due font, delle immagini di un certo tipo soltanto, allora riesci a fare un qualcosa di molto più espressivo, diciamo. Esatto, è vero. Quello che ti hanno insegnato nell'altra scuola è vero, ed è vero non solo nel campo creativo, ma è vero in tutti i campi. Uno dei motivi per cui a volte vi do dei compiti un po' strani, come per esempio la striscia di Baudelaire di Steinbeck, è esattamente per questo, cioè proprio per costringervi a tirare fuori qualche cosa di creativo delimitando il campo. Bene, è molto giusto questo, grande osservazione. E, Alice, creatività. Penso che sia un po' interpretarsi in qualcosa, quindi spiccare e farsi conoscere attraverso, che potrebbe essere un disegno, un libro, un po' tutto. Caspita, abbiamo scoperto in Alice una grande intellettuale. Interpretarsi, che termine che hai usato, è eccellente, eccezionale, proprio tirare la creatività come interpretazione di se stessi, nuovo modo di presentarsi, qualche cosa d'altro da sé che però è sempre se stesso, ma espresso in una forma diversa. Bellissimo, bello, bello. E la nostra Ludovica, creatività, che ci dice? Secondo me non puoi nascere con una creatività tua, devi comunque sempre prendere spunto da chi è più bravo di te, cioè io la penso così. La creatività come ispirazione, sì. Le relazioni umane come relazioni fatte di ispirazione. Che bel mondo pacifico, sociale, artistico che ci prospetti. Speriamo che questa tua affermazione sia un viatico per l'intera umanità e quindi si delinei un futuro roseo per tutti, un futuro fatto di ispirazione, di creatività, di albatri che sono capaci di elevarsi in volo e di staccarsi dai marinai che li deridono. Vi ringrazio, cari ascoltatori, ringrazio i nostri ospiti di essere intervenuti con questi argomenti che sollecitano le nostre riflessioni. E vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti. Abbiamo trasmesso Herata Coverage.